Eccoci raga, scusatemi un attimo, sono ritornato, ho cambiato carriera perché non mi piace giocare in Premier League. Facciamo la carriera con l'Inter. Johan Cruyff, il nostro allenatore, sarà Johan Cruyff. No, perché gli è in euro. Ecco qua, finalmente con l'Inter. Schema di gioco. Lukaku Lautaro. Beh, io qui metterei un Alexis Sanchez cattivo, fega. Qui metterei un trequartista ottimo, veramente ottimo. Questa è la squadra. Ok, ragazzi, adesso andiamo avanti con la carriera. Ovviamente queste tre partite non le giocheremo, inizieremo direttamente il campionato. Abbiamo vinto addirittura. Inter Arsenal. Facciamo l'ultima e poi andiamo a giocare già il campionato. Sono veramente contento di andare a giocare subito il campionato. Veramente felice. Saltiamo l'incontro, pareggiamo 2-2. Usciamo, sono molto contento. Adesso facciamo tre partite, vediamo su cosa fare. Oppure addirittura facciamo 4-5 partite. Trattative. La mia squadra. D'Ambrosio. Poi, un'osservazione che mi consiglia. Son! Mizega! Mizega, Son! Ok, speriamo bene, raga. Cioè, prova a fa pure l'offerta a lui, eh. Ok. Allora, raga, tre partite facciamo. Lecce, Sampdoria, Coppa d'Elite, facciamo la Champion e il Parma. Ok? E poi vediamo.
vicino al muro, senti che non si girare, oh, ma Oh! no, ma non devi dire niente, perché glielo vuoi più fumare, ciao, ma non è bello, figlio della mamma, ma visto, non sapevi già un po'. Ottimo, regà! No, Te ne tengo son? uscendo fuori, ma visto, penso, uscendo fuori, ma Un po' visto, godo. a me non mi interessa, tu Ma quando mi arriva son? basta, Padelli, importa. Ma che è? No, anzi. Buono. Ottimo, raga, mi è arrivato Sonne. Sonne è un ottimo giocatore. Ciao, Son. Sì. Son. 84. Possibile. Possible, my man. Son, yes! Sono contentissimo che ho comprato Son. Adesso sì che si ragiona, ragazzi. Adesso sì che si ragiona. Sì! Ok, andiamo a giocare la prima giornata di campionato a San Siro, Inter-Lecce. La mia squadra già la sapete. Adesso la faremo vedere in campo. Prossima partita. La mia formazione è questa, ragazzi. Aspettate. Ok, vi voglio belli carichi, voglio. Son gioca. Quindi, ragazzi, la mia formazione è Handanovic, De Vrij, Godin, Skriniar, Brozovic, Eriksen, Sensi e i quattro attaccanti. Son, Sanchez, Martinez e Lukaku. Mentre voi vi godete lo stadio, vado a mangiare qualcosa. Torno subito. Per la nuova stagione? Noi sì, e non vediamo l'ora che si cominci. Chissà se sono pronte anche le squadre che scenderanno oggi in campo. Sia come sia, da oggi si riparte. Ai tifosi queste settimane senza grande calcio devono essere sembrate un'eternità. E lo stesso è sembrato anche a noi, caro Luca. Ma adesso, finalmente, ci siamo. Nuove speranze, nuove facce, sempre lo stesso gioco. Quale? Ma certo. Il gioco più bello del mondo. I colori nerazzurri sono la maggioranza. Questo è il Giuseppe Meazza che conosciamo. Si riparte con le squadre tutte a 0 punti. La posizione in cui hanno concluso la passata stagione è irrilevante, oggi come ogni volta. I risultati dello scorso campionato lasciano il tempo che trovano. Credo sia interessante però mettere a confronto una stagione con quella appena trascorsa, se non altro per la curiosità di vedere all'opera i nuovi arrivi. Forza Inter, si incomincia! Eccoci, si comincia. Son Heung-min, parliamo un po' di lui. Esordisce oggi Luca col suo nuovo club. Quali sono le aspettative nei suoi confronti? A questo giocatore basta un attimo per cambiare l'inerzia di una partita. Sforna passaggi col contagiri e sa scattare alle spalle dell'avversario al momento giusto. Due qualità che mettono in difficoltà qualsiasi difesa, Fabio. Prova a giocarla nello spazio. Batte. Una delle squadre in campo è stata al centro dell'attenzione delle ultime settimane per il cambio in panchina. Cosa ti aspetti, Luca? Tutto dipenderà da quanti giocatori avranno assorbito i nuovi meccanismi, Fabio. Un cambio al timone la sua partita adesso. Sonna! Subito Sonna! Deve l'internazionale.
subito lui. Subito Son. Che tacco di Lukaku. Goto. 1-0 Inter. Ragazzi, noi porteremo l'Inter a grandi livelli, come era nel 2010, quando fece il triplete. Ma grazie, ma per uno squadrone di Milan e l'Inter forti. Lotta per dell'equilibrio. Palla filtrata per Lukaku. Dai, vamos. Arriva Alexis Sanchez. Alexis. Qui può partire il contropiede. Palla dentro di Lautaro Martinez. Au. Ha sbagliato il tocco nel momento cruciale, ha sprecato così una grandissima occasione. Son Heung-min è stato un po' sfortunato in questa occasione. È mancata sensibilità al suo gesto tecnico e la palla è finita fuori. Babacar, questa palla è per lui. Ma? Cosa ha fatto? Skriniar riprende il possesso. Via l'Inter, che calcio champagne! Lukaku! Nell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Sono poco più indietro, raga. Tutti in avanti. Ottimo. Due persone che è solo. Son è da solo. È da solo. Può cercare in mezzo. Palla dentro di occasione. Cosa sbaglia Lukaku? La morta, cosa sbaglia? Forza Inter, sì. Brozovic. Barak. Lautaro Martinez. Cerca il compagno libero. Ah. Buono, 1-0, subito Son si blocca. Ragazzi, quindi abbiamo detto 4 partite, giochiamo. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. No, vabbè, non ci credo. Ha dato via la seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Non ci credo. Filtra la palla in profondità. Dai, Skriniar! Continua ad avanzare verso l'area. Colpisce il pallone. Meno ma male, ma com'è? Cioè, ci sono fatti fare un'azione della Madonna da Lecce. Quando giochiamo con la Juve, Napoli, Milan. Il Milan non è tanto un problema, non ha nessuno, quindi. Sensi. Grande per. Che mamma mia, che palla, ma che stuff. La butta dentro. Gabriel, senza problemi. Dai, oh, ma non facciamo fare Barcellona Lecce, ragazzi. Dai, ma come fanno a non prendere palla? No, mi può mai segnare. Se ne esce bene, Godin. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. No, assolutamente. La mette sulla sinistra. Scusa, porco due. Ma è un passaggio. Sì,
Saponara. No. Ecco il lancio alto sulla fascia. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Gioca una palla lunga. Ma che palle Rossellini ha sono? capito tutto. Ma a Lukaku lo devo La difesa vendere. adesso Appena mi sta arriva lanciando il un'offerta pallone. vola via proprio, mamma mia. Occasione per Son. Mamma. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme. Ma Ed teniamo una evitare che succeda fame. di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Tonino aveva pure la pizza. Passaggio in avanti. Era finito. Abakari va a raccogliere il passaggio. La teneva, solo ho chiesto Tony mi dà un pezzo, quello l'ultimo pezzo che ci Non stava riesce a mantenere il l'avevano già possesso. prenotato. Godin. Ragazzi, la prima partita ce la portiamo a casa 1-0. So good, bravo Son che ha fatto veramente un'ottima partita. Bravo, bravo, bravo. Dovremmo essere già primi in campionato, però il campionato è lunghissimo. Adesso dobbiamo andare a giocare, se non mi sbaglio, contro il Parma. Se non erro. Vabbè, dai, Messi, o Messi o Ronaldo. Ronaldo. Complimenti, Ronaldo. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo andare a giocare contro il Parma. Sì. Contro la Sampdoria e poi contro il Leverkusen. Mamma mia, ragazzi. Facciamo fino al Parma, regà. Giochiamo fino contro il Parma e poi ci fermiamo. E poi alle 13:30 uscirà un nuovo video sul canale. Io vi aspetto. Chi è? Ranocchia? No, che rinnova il contratto. Via, via, via. 7026, quindi arrivo a 26 miliardi. Ma Maronna mia. Scendi il mago. Vai, di nuovo questa è la formazione. Forza Inter di nuovo! Giochiamo in una specie di stadio Inevitabilmente della con questa palla Sampdoria. non ci sono Dovremmo novità giocare né al ultimo minuto Franchi. riguardo le formazioni in campo. Ma Vai, calma, forza ti Inter. aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. Mamma mia! Pallone fuori Che... dal Ma gol. Wailuson è fortissimo. Son Heung-min ha un grande Ma salto che in cacchio gol. adesso mi ha Ha visto fatto l'uomo da libero solo? e ci ha provato Poi io senza mi sono riuscire. accentrato. Che tira a giro. Oh, mamma mia, di quanto non entrava, di quanto, mamma mia. De Vrij. Perde il duello fisico con l'avversario. Si libera la grande. Perché mi Riceve ha il chiamato una passaggio. crossa? C'è spazio per calciare. C'è l'opportunità per il contropiede. L'Inter ha iniziato il torneo nel migliore dei modi con una vittoria la prima giornata. Va bene. Lautaro No, che Martinez. palo ho Lo preso! salva il quartiere. No! Lukaku! Wow, Lukaku, ma sei un Fulmine ciccione! l'intervento del portiere. Un comodino per muoversi. Mamma mia. Pure mia madre segnava lei la Sampdoria porta. sta tenendo alti entrambi i terzini. Ed è Vogliono scarsa a mantenere la giocare. spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Si ritrovano in grande Lautaro! difesa. Lautaro Sampdoria Martinez! 1-0 Sorpresa della difesa Inter. nazionale. Jean Cruyff E esulta. nonostante È la pressione giusto della così. difesa non ha È perso palla e ha meritato. messo la palla Ragazzi, in rete. però Son Ha è messo benissimo posizione ed è fortissimo, stato non c'è decisivo. nulla da fare, L'occasione ragazzi. non è stata il lieto fine di un'ottima preparazione. Che gol però, che azioncina che ha fatto l'Inter di Antonino, eh? Si vede proprio che sono un professionista a giocare, ragazzi, proprio, mamma mia, ragazzi. Anche mio padre lo dice.
pareggio di 1-0 a referto. Si sono impegnati, mamma, e hanno trovato il vantaggio. Ma poi mi sono scordato di chiederti per secondo che mi fai. Ah, e metti nella pasta, no? Ramirez, che nella scorsa partita. Ah no, tu fai la pomarola questa. Scusa. Dai sensi, recupera. Mamma mia, che apertura di Son. Lautaro lascia correre Sanchez. Ma che palla in mano a portieri. Ma dai, non lo so. Sono numero proprio. Dai raga, dai. Ok, ottimo. Bella apertura per Son. Fa una finta, Son mette in mezzo per Lukaku. Lukaku! Calcio d'angolo. Ma che cross in mezzo di Son. Adesso Eriksen mette in mezzo. Eriksen nessuno prende, quindi può andare Sensi sul pallone. Ma Sensi infatti, mamma mia come corre questo manetto. Mette in mezzo, palla a vuoto. Va Son. Che è? Ah, fuori gioco. Oops. Ragazzi, voi quest'anno avete visto la Juve ha vinto il nono scudetto di fila? Siamo in Italia, siamo imbattutissimi sugli scudetti in Italia. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete e si comincia il secondo tempo. Tra Inter e Sampdoria, l'Inter sta decidendo le sorti di questa gara. Quanto potessero far male in contropiede lo sapevamo. Schierano ottimi interpreti per trarre il massimo beneficio. Non è un caso che abbiano trovato il vantaggio su un capovolgimento di fronte. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Prime fasi della ripresa già in corso. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Lautaro Martinez prova il compagno, non ci prova e c'è il gol. Questa adesso è Lukaku sulla partita. 2-0 Inter. L'Inter ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Che azione è, però che 1-2 chiuso benissimo. Lukaku segna. Mai visto segnare Lukaku. Nuova energia dalla panchina. Entra Bertolacci. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Un gol determinante con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ah, Sanchez. Ramirez allarga il gioco. Berezinski riceve un bel pallone. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Ma come? Ah beh, sì. Va Lukaku a staccare di testa. Andrea Bertolacci. Può ripartire ancora il contropiede dell'Inter. Ito palla a Lukaku. Palla filtrata per Lukaku. E Audero chiude la porta. Che ha sbagliato Lukaku. L'avversario ha avuto la meglio. Murro. Christian Eriksen di forza. Ora Son si accentra. Deviazione, però. Davvero da dimenticare. L'efficienza nel contrattacco è una. Vabbè, avrà messo il piede sbagliato a terra, ci sta, dai. Devono essere più cinici. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. La Sampdoria al calcio di punizione.
Mamma mia, l'Inter recupera palla, quindi può partire il contropiede, però Lukaku è un armadio. Ottimo. Ottima pressione la sua. Bella questa palla per Opta per il Sanchez. lancio lungo. E Lautaro è Palla che gira in solo. velocità. Possibilità di tiro. Può andare. Può provare. Lancia la palla. Son! Ancora Vantaggio incredibile. Son! 3 Inter a 0 risale sulla Inter. svolta. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Arriva Son e la va a mettere. Io. Mo finisco la live e vengo. Oh, ok. Era 3-0. buggato un attimo, ragazzi. Tonelli. Andrea Bertolacci. Ekdal. 5 minuti di Ancora recupero. 5 minuti per le due squadre. La gioca in profondità. De Vrij. Una bella utata. Lautaro Martinez prova a giocarla in profondità. Palla intercettata. Minetti. È finita. 3-0 Inter. Martinez, Lukaku, Indice che non Son. può bastare. Abbiamo ammirato una squadra in grande condizione, in grande salute. Non c'è mai stato un dubbio sul risultato. La Juve che ha fatto? La Juve vince 1-0 contro l'Udine. 6-6-6. Ah, sì, devo provare a fare un'offerta, raga, per Bentancur, che prima all'Arsenal non è venuto venire. Vediamo se vuole venire alla Juve, dai. Eccolo, vorrei provare anche 28 anni. Ok. Già disposto il Benta. Tra 8 ore finirà il calciomercato. Ah, Bentancur è inutile. Dai, mi fai schifare. Fammi vedere se Dibba accetta. Ore.
Non possiamo comprare nessuno, raga. Andiamo avanti. Vabbè, abbiamo comprato un grande player. Son, raga, un grande giocatore. Oh, yes. Adesso dove andremo a finire? Contro il Leverkusen. Giochiamo il Leverkusen, il Parma e si stacca. Mamma! Io faccio altre due partite e vengo. Andiamo avanti. Queste sono le notizie, questa è la mia formazione e noi ci vediamo in campo. Giochiamo a San Siro, Possiamo solo Ale. immaginare l'emozione dei giocatori in occasione di esordi come questo. Il campo nel suo massimo splendore, i primi cori dei tifosi, la consapevolezza di recitare su un palcoscenico più ampio del solito. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club. E loro, i giocatori, lo sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo. Ma è solo a questa partita che devono pensare ora. Luna Lui, precisa. Lukaku! Niente da fare. Perso una buona occasione. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Ta, si è fatto trovare pronto. Provano a ripartire da dietro. Bender. Palla giocata in verticale. De Vrij riprende il possesso. Mia, mia. Rimessa con le mani. Prova con la palla lunga. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Cerca lo spunto. Si conclusione. Son! Che gol! Che gol di Son! Che gol! Che finta che ha fatto e l'ha messo sotto l'incrocio! Che giocatore! Che giocatore! Mamma mia, dove l'ha messa? Punteggio di 1-0 al referto. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Lautaro Martinez, pericolo in aria. Da lì può segnare. Occhio alla conclusione. Son, ancora lui! Ancora lui! Mamma mia, ragazzi, è fortissimo! Segna quindi la seconda rete in questa competizione. Ancora sonno. E si riparte da un netto 2-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Pallone dentro. Tenta la Ha conclusione. sbagliato. Un buon tentativo, tutto sommato, anche se non è andato a buon fine. Comunque che L'Inter azione deve da dimostrare Inter. maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Tocco Questo morbido. vince, sì. Bello, ragazzi. Vai. Cerca la profondità. Allora, se ieri me la sono mangiata, buon prima. Aspetto Palla che lunga. scatta sonno! Cerca lo spunto. Occasione. E buttati. Come pomeriggio vorrei fare PES. Così Ottima faccio un pressione altro la video. sua. Palla recuperata. Stasera faccio fortuna. Estremo difensore la calcia lunga. Ok, ciao, Poi mi devo ciao. fare due docce. Ciao.
Holland raccoglie un passaggio dalle retrovie. Bellarabi sul pallone. Ora Holland. Ciao. 2-0 ragazzi, vince l'Inter. Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con due gol in una manciata di minuti. Adesso hanno un vantaggio comodo da difendere nel secondo tempo. Lautaro. Dunque la fine di questa prima frazione. Lautaro Martinez. Questo errore potrebbe esservi fatale. Lukaku. Lukaku. Fa esplodere Milano. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si riparte dal 3-0. Mamma mia, che Inter, ragazzi. E chi l'ha mai visto un Inter del genere? Alexis Sanchez. Alexis Sanchez crossa. Ancora sonno! Ma siamo spettatori di una grande leada, non sembrano saziarsi. Comunque, che cosa ha fatto Son? Ma che cross ha messo Sanchez? Cioè, guarda qua, quello salta. Mamma mia, ragazzi, strepitoso. Si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Questo è un giocatore immarcabile, non riescono a fermarlo in nessun modo. E loro è un dominio assoluto. I rapporti di forza sono chiari al momento. Mamma mia, che azione che avevo fatto! Cioè, guarda qua, che palla! Stoppa Son, palla alta. Sanchez. Salutano, che... il quarto uomo sbriga le relative 100. È bellissimo l'impatto di questa modifica sulla rete. C'è una bella nostra cosa. Non giovedì della vita per provare a mischiare non le carte. Giovedì che deve venire quell'altro, partiamo. Dove? A Roma. Sogno un minimo. Vedo una difesa calda che lascia anche qualche metro. No, domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Quattro giorni. Ma ci sta a prendere la pausa. La pausa sembrava fatta. Dai ragazzi, dopo questa partita andremo a giocare l'ultima col Parma e poi caricherò. Ma hai vinto? Qua sto vincendo 4-0. No, io dico l'hai vinto. Mica non lo penso. Che cos'è? Non hanno, è un. Sono delle squadre dove hanno tutti i giocatori di qualsiasi nazione. Ah. Eriksen mette il cross in mezzo. Ah! Era impazzito. È impazzito Skriniar! Eriksen decide di sfruttare la fascia, scatta verso il pallone. Mamma mia, che azione, ragazzi! Anche Lautaro, ma quanto forte questo Lautaro, aiuto. Cioè, ma che azione ha fatto? Ma che abbiamo fatto Eriksen e Son? Guarda che palla, guarda che cross, guarda che gol. Calcio champagne. Ah no raga, facciamo questa volta solo, visto che è iniziato un po' più tardi oggi la live, facciamo solo 3 partite. Poi se oggi pomeriggio farò PES sicuramente, diciamo farò 4 partite, anche 5. Solo adesso no, visto che adesso tornerà mio padre, devo caricare il video su YouTube di questa carriera allenatore. Il primo episodio, c'è da dire... Qui può partire il contropiede. Opta per il lancio lungo. C'è il lancio, grande intuizione. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. 5 minuti di recupero. Lungo passaggio in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Brozovic. Oh, che palla! Morbido. Vason! Bella
È finita, ragazzi. Dovremmo essere qualificati. Te, guarda che palla, tesoro. Cioè, di Lukaku più che altro. Che finta. So good. Veramente bella partita. Siamo primi nel girone, ottimo. Vabbè, non è neanche un girone difficilissimo, eh. Ok, ci fermiamo al Parma. Quindi vi saluto.